Buongiorno, buongiorno. Sono. Io la cucino in questa bellissima tazza rosa dell'IKEA. Rosa perché ovviamente febbraio è il mese è dell'amore, è dell'amore. Beh, del rosa e del rosso. Secondo voi, quando arriverà la primavera? Perché io vado molto con... la marmotta Phil da quando mi sono venuta a conoscenza, perché finora ci ho sempre azzeccato. Se non sapete cos'è, è una marmotta, si chiama Phil. Praticamente il 2 febbraio, che da noi è la Candelora, negli Stati Uniti si chiama The Groundhog Day, quindi il giorno della marmotta, letteralmente tradotto in italiano, in cui praticamente questa marmotta Phil viene fatta uscire dal letargo, presumo, e praticamente va in base a com'è il tempo. Quindi se tipo se si vede il riflesso, se vede la sua ombra, l'inverno ancora dura. Se invece no, non vede la sua ombra, praticamente la primavera è in arrivo. In Italia, da quello che ho capito, c'è un detto. Da quello che ho capito dipende un po' dalle varie parti d'Italia. Qui da noi è se alla Candelora nevica o plora, quindi nevica o piove, dell'inverno siamo fuori, quindi siamo fuori dall'inverno, altrimenti siamo ancora dentro l'inverno, quindi altrimenti l'inverno ancora dura 6 settimane. E so che però in altre parti d'Italia il detto è al contrario, perciò fatemi sapere se... Da voi quale è il detto sulla Candelora? Perché da noi, per come è fatto da noi, negli ultimi 3 anni non ci ha mai azzeccato. E diciamo anche che noi, povera gente allergica ai polline, eccetera, in realtà lo sappiamo prima, quando arriva la primavera. Perché se la primavera arriva in anticipo, la nostra allergia arriva in anticipo. Se invece ritarda, la nostra allergia ritarda. E noi dentro questa casa siamo 2 su 3 siamo allergici e 2 su 3 abbiamo iniziato a starlo dire già da 10 giorni tipo. Quindi decisamente la primavera in arrivo. Infatti non vedo l'ora in realtà che arrivino le belle giornate. Dall'altra non sono molto propensa a starlo a dire tutto il giorno, però sono molto contenta che arrivino le giornate primaverili, perché è quel caldo che puoi stare tipo con la felpa ma non ti squagli e non c'hai freddo. Voi quale stagione preferite? E soprattutto, come funziona da voi la Candelora? Come funziona? Funziona che se c'è il sole arriva la primavera, o se c'è la pioggia arriva la primavera? Fatemelo sapere nei commenti e noi ci vediamo mercoledì con un altro video. Ciao!